Sopra questa terra d'ogni colore canta la mia bocca, canta il mio cuore. Si è chiuso giovedì 29 dicembre al Teatro Puccini di Firenze con il concerto di Almarà, l'Orchestra delle Donne Arabe e del Mediterraneo e l'Orchestra di Piazza Vittorio insieme a Ginevra Di Marco, il primo anno del Centro Toscana Produzione Musica. 15 musiciste, musicisti e cantanti provenienti da esperienze tra le più diverse, dalla Turchia alla Tunisia, dall'Ecuador all'Argentina, hanno dato vita allo spettacolo in prima assoluta She, El, Lei. Con più di 70 concerti in 6 mesi dall'inaugurazione a luglio 2022, con date su 20 comuni in 6 regioni e all'estero in Albania e Corea, quest'anno rappresenta per Toscana Produzione Musica l'inizio di un percorso che verrà sviluppato in un triennio che nel 2023 arriverà in Canada e Spagna e che porterà a un totale di almeno 180 azioni tra produzioni e ospitalità per un ente che si irradia sul territorio toscano, nazionale e internazionale. È nata una possibilità da quest'anno, grazie al Ministero della Cultura, di attivare dei centri di produzione per la musica, dopo che dal 2015 erano nati quelli per la danza e per il teatro. Per noi l'opportunità di mettere a frutto un bagaglio di esperienze, di relazioni maturate in questi anni per attività diverse, Fabrichi Roba, Pisa Jazz, Music Pool, eccetera, e quindi creare una sorta di consorzio di operatori culturali della musica per produrre progetti inediti e per valorizzare anche molti progetti del territorio che poi esportiamo sul piano nazionale e internazionale. Toscana Produzione Musica è un centro di produzione musicale pensato come un luogo di incontro e sviluppo tra le eccellenze del territorio e le sonorità del mondo, con la costante esigenza di creare un humus fertile per la musica, sia dal punto di vista della ricerca che da quello della creazione artistica. Immaginare la Toscana e non solo, appunto, non solo con questi confini, come un territorio di attraversamento, di scambio, di occasioni per far incontrare sensibilità e linguaggi, esperienze diverse e creare nuove possibilità. Toscana Promozione Musica ha iniziato la sua attività a luglio 2022, ma già sono tantissimi concerti, un primo bilancio di questi mesi, questi primi mesi. Diciamo che siamo felici perché oltre ad aver ospitato tanti concerti nelle nostre due sedi che sono al Park, nel cuore del Parco delle Cascine a Firenze e alla Città del Teatro di Cascina, abbiamo anche realizzato dei sogni. Tra questi, per esempio, una produzione che proprio in questi giorni debutta a Cascina, alla Città del Teatro, con Michel Godard a tuba e serpentone e Danilo Re al pianoforte, dedicata alla musica di Giacomo Puccini. Un bell'incontro tra la musica di Cristiano Calcagnile, un batterista fantastico, con un'attrice come Monica De Muro intorno alla figura di Pasolini, partendo da un episodio filmico, La Ricotta, e così via, finendo proprio oggi con il progetto SCI, che mette insieme Ginevra Di Marco, l'Orchestra di Piazza Vittorio, l'Orchestra Almarà, e che ci permette di ragionare proprio senza alcun confine e soprattutto immaginare sul 2023 la possibilità di far circuitare questi progetti e farne crescere e nascere degli altri. Insomma, la musica è sempre più fluida, è sempre più globale, non ci sono più confini. Cosa ci riserva il 2023? Diciamo che quest'anno per noi è stato un test per prendere le misure, per sognare a occhi aperti, però pensiamo che il 2023 e il 2024 possano permetterci di creare un sistema di un centro diffuso che possa effettivamente creare e favorire anche la creazione di una scena musicale, perché non bastano i progetti singoli, c'è sempre bisogno anche di un territorio più ampio, di connessioni, di incontri, di incroci che possa far crescere tutti noi, a partire da noi stessi che siamo affamati di musica, ma sappiamo che la musica è un oceano infinito e che ogni volta dobbiamo aggiornarci, studiare e crescere come persone e come esperti di questo meraviglioso mondo.